No, ero in Le precisione. precisione, volevo appunto parlare un po' anche di Maya perché penso che abbiano meritato una Sì, anche fine. se io sono convinto che i Maya fossero già semidistrutti quando era arrivata la civiltà occidentale, erano più gli Aztechi che hanno fatto fuori, cioè erano già messi, erano già incalando la civiltà. La civiltà Maya tu Sì, dici che era non hanno, già. non sono stati, non credo che siano, provo a controllare bene, ma non penso che siano stati i conquistadores a distruggerla, eh. Provo a vedere, Ma io credo che già lì. ho controllato un po' dappertutto, Sì. E libri, enciclopedie, sto cercando, e questo ti danno questo mi dato. danno questi dati, che Perfetto. proprio quando è stata una cosa talmente improvvisa, sto ciclone, sta conquista di questo Alvarado, cioè sono stati colti, erano miti, erano buoni, non, sono stati colti così di sorpresa, Vabbè. non sospettavano Sì, nemmeno comunque questo. adesso faccio un po' di ricerca anch'io di sto Alvarado, voglio vedere Io guarda, ho com'è. cercato dappertutto in vari libri di Sì. storia che ho qui, anche nelle enciclopedie Sì. e libri. Per questo ti dicevo, Sì, insomma, no, no, va non so se benissimo. tu sapevi di qualche scritta che dicevi che No, avevano fatto io ho lì. quel documentario, credo che sia La Sì, ruota del tempo, non che sì, affermava questo, insomma, ti ho detto l'altra volta. sì, 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 sì. Va bene. Va bene, vi ringrazio Ciao e Francesca, buona grazie a te giornata. invece. Ciao, Ciao, ciao. ciao. In effetti anche della tragedia dei Maya e degli Aztechi io chiedo dove sta il rispetto, tanto per essere chiari. Sì, basta pensare a una cosa, che ad esempio nel caso anche di tutte le popolazioni, ad esempio amerinde, Pronto? soprattutto quelle del Messico. Buongiorno. Mi chiamo Raimondo. Dimmi tutto. Possiamo darti del tu? Sì, certo, come vuoi. Allora, tranquillo perché io ce l'ho con le verità rivelate e anche con i dogmi e anche con le affermazioni così secche, no? E ora chiedo alla tua cortesia di lasciarmi leggere senza interrompermi. Posso? Sì, 2 o 3 minuti però Sì, non più lungo, allora, 10 d'accordo. righe da una parte e 10 righe da Va un'altra. D'accordo? bene, d'accordo. 10-10, Dai, eh? non ti interrompo, vai pure. Bene, grazie. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutte le cose per mezzo di lui furono fatte, e senza di lui nulla fu fatto di ciò che fu fatto. Questo è uno che tu conosci, vero? Sì, è Giovanni, vai. Bene, bene, grazie. Almeno. Sì, certo, Vangelo di Giovanni. Bene. Adesso un altro. Attento, lasciami finire. L'universo, la coscienza era totale. Sì. Ogni molecola nel più infimo movimento era contemporaneamente coscienza di sé e coscienza del sé. Ogni infinita porzione di molecole possedeva nel medesimo tempo la coscienza di sé e del sé, suoi e quelli dell'universo intero, sia nella sua totalità sia nell'infinita individualità delle sue molecole. Dimmi che differenza c'è fra l'uno e l'altro. Sì, subito, te lo Grazie. dico per radio, ciao. Grazie. Bene, allora, questo siccome è dal libro dell'Anticristo, rispondo subito per radio alla differenza che c'è. Il verbo non è una cosa per definire un elemento astratto. Il verbo è la parola. Ed è solo la parola, perché il concetto di Giovanni era che tutto è determinato attraverso la parola. Non aveva il concetto di coscienza o il concetto di corpo luminoso. E la parola è la ragione. Quando il Dio degli ebrei costruisce il mondo, dà il via al mondo, scusate un attimo, 2 secondi solo che do la spiegazione all'amico, dà il via al mondo mediante la parola, cioè la luce fu, e i 7 giorni della creazione sono 7 giorni letterali, come è stati smerciati. Quello che parlo io, quello che definisco io nel libro dell'Anticristo, è la coscienza, la consapevolezza di se stessi che permea l'intero universo prima di cessare di essere, prima che questa consapevolezza cessi di esistere e la forza dell'esistente si espanda in quanto esiste, cioè la forza delle trasformazioni, la forza del divenire diventa la magia dell'esistente, diventa la stregoneria dell'esistente, diventano le divinità che abbiamo attorno. Le cose sono diametralmente opposte, perché la ragione, come costruita da Giovanni, costruisce i campi di sterminio, costruisce la sottomissione, perché la ragione deve necessariamente essere bloccata. L'energia vitale non può essere bloccata, la coscienza, la consapevolezza non può essere bloccata. Vado con le telefonate, dopo eventualmente continuerò. Pronto? Buongiorno ragazzi. Ecco, Dimmi tutto, ciao.
Io vorrei così una spiegazione su questo. Sono stata a Fassina, mi sembra, Fassina, per Ravenna, là, su questo paese di montagna. Sì. Era una chiesa che c'era dei preti, dei esorcismi, cioè, è proprio esatto, esorcismo gli faceva. Sì. Comunque, c'era dei pulmi che veniva, io sono andata in macchina con mio marito, con di altre persone, per vedere questa cosa. Insomma, c'era delle persone che viveva qualche ragazza male a casa, che viveva come il demonio. Insomma, non era capace di vivere queste persone. Comunque, è stato detto di portarle lì, e là questi preti, insomma, in 4-5 uomini, non era capace di portarli davanti all'altare di questo prete, con questo collare di un santo che era morto, da metterlo sul collo, insomma, e urlava, ripeteva. Insomma, ma che cosa è? Voglio dire, è vero queste cose? No, però ho visto con i miei occhi. Sì, ma ti rispondo per radio tranquillamente. Ecco. Va bene. Ecco, mi dà una risposta? Sì, sicuramente. Grazie. Ciao. Allora, diamo una risposta breve. Le patologie psicologiche e anche le reazioni psicologiche sono sempre fortissime. Se uno ha una patologia psicologica ed è educato nel cristianesimo, alla sua patologia, alle sue reazioni, l'imputa sempre a qualcos'altro. Per cui l'imputa ai condizionamenti avuti dal cattolicesimo. Per cui questo è, da un lato, la persona che ha dei problemi, e dall'altro lato è la sovrapposizione del condizionamento educazionale cattolico. Per cui sono delle grandissime cretinaggini, queste. Sì, ma il cristianesimo, cioè, potrebbe essere interpretato anche come formazione di malattia tipo psichiatrico, cioè di tipo schizofrenico, nel senso che porta a uno sdoppiamento della persona, cioè nel senso che pone sempre in conflitto, cioè in un discorso dualistico, cioè il bene o il male, il cielo, la terra, il paradiso, l'inferno. Questa necessità di sdoppiare le cose porta nelle psiche delle persone che tendono a essere unite, cioè nel senso che una persona non è sdoppiata, ma è sempre se stessa, può avere dei momenti diversi, ma sono sempre ricondotti a un proprio essere, porta delle persone particolarmente sensibili a delle deformazioni. Se io per 2000 anni vado a inculcare il pericolo del peccato, vado a inculcare il problema della colpa, dell'errore, del mancato perdono di fronte a Dio, imposto un discorso, diciamo, di dominazione, di repressione. Scusa, dimmi. Allora, no, volevo solo dire sugli esorcisti. Avete notato che sono solo donne che vanno a farsi fare l'esorcismo? Spesso sono donne, sì. Spesso. Siete grandi, io vi ascolto solo da 3 settimane, ma vi ammiro moltissimo. Grazie. Continuate così. Grazie. Ciao. Questa comunque è la cinquantesima, quasi la cinquantesima trasmissione. Scusa Francesco, sì. Posso fare due no, parole? Sì, pure. Niente, sempre l'amico prima che parlava del verbo, c'è da aggiungere ancora. Mentre la coscienza dell'universo è una coscienza in se stessa che si distrugge per dar vita all'universo che noi lo conosciamo, il verbo, continua ancora, tutto fu fatto per mezzo di lui. Cioè è un agente esterno che costruisce qualcosa, e senza di lui nulla fu fatto di quanto esiste, cioè è sempre l'agente esterno che costruisce l'esistente, non è la coscienza che prende coscienza che deve trasformarsi, che deve divenire. La consapevolezza dell'universo si distrugge per costruire l'universo esistente, per cui la forza della costruzione non è quella di un Dio esterno, non è quella di una divinità esterna, ma è dentro di noi, è dentro ogni essere, ogni molecola, nel pianeta Sole, nel pianeta della Terra, in tutte le divinità che ci circondano. È in Venere, è in Venere come venerazione del circostante, è in Minerva nella sapienza, è nelle determinazioni degli individui, nella volontà. Sì, no, per usare forse un'immagine per capire questo concetto, cioè nel cristianesimo dice la parola io, questo deve essere. Il paganesimo è un vulcano, cioè ha dentro la lava, il magma lo butta fuori, crea le cose. Dimmi tutto un paio. Sarò sintetico. Dimmi. Mi riferisco alla prima parte della trasmissione che mi ha fatto venire dei brividi lungo la schiena. Un abbraccio forte, triplice, a te, a Francesco e soprattutto a Giordano Bruno. Grazie. Non ho altro da dire. Grazie anche per Bruno. Quando lo vedo gli mando. Mi vedi Giordano Bruno? Quando lo vedo, è qua attorno, certo. La sua forza ci appartiene, no? Certo, siamo in mezzo. Certo. Certo, ciao. Ciao a tutti. Sì, ecco, io volevo appunto aggiungere questo qua. I cristiani, con la loro visione del mondo, dicono, il Dio dice, io voglio che questa cosa sia.
la crea dal nulla, cioè dal niente praticamente si manifesta un qualcosa. Il paganesimo, questa è una cosa inconcepibile, cioè il paganesimo dice tu puoi creare un qualcosa se solo questa cosa possiede, cioè se possiede una materia, se possiede un corpo, se possiede qualcosa. Potremmo intendere per il paganesimo il discorso di un vulcano, cioè un vulcano contiene in sé il magma, questo magma a un certo punto è concentrato, viene espulso esternamente e crea una situazione che modifica l'ambiente circostante, cioè crea ad esempio un deserto di pietra che poi col tempo verrà distrutto, creerà la sabbia, potranno inserirsi delle piante, però non è che questa magma venga inventata, venga estratta dal niente, cioè la possiede, la trasforma, cioè finché rimane ad esempio dentro il vulcano questo magma non crea danni. Crea quando esce, proprio questo magma può diventare un terreno fertile. Cioè questo è il problema proprio, il paganesimo dice che esiste la trasformazione, non esiste la creazione. Cioè tu puoi trasformare qualcosa che esiste, lo puoi trasformare in qualcos'altro, lo puoi modificare, lo puoi alterare, però deve esistere. Per il monoteismo questo non esiste, esiste solo la parola. Cioè anche gli dei pagani, non parlano, cioè tendono sempre ad agire, a comportarsi. Gli dei pagani reagiscono alle richieste degli uomini, cioè gli uomini possono parlare, possono dire alla divinità noi necessitiamo di qualcosa, noi abbiamo bisogno, a noi serve questo, noi siamo tutti bisogno, tu sei la divinità e devi soddisfare questo bisogno. Ma non devi per crescere, devi tu soddisfare questo bisogno perché tu devi crescere. Cioè abbiamo fatto l'esempio di Atene, perché si chiama Atene? Non perché è arrivata lì la dea Atena e gli ha detto fa, se non vi chiamate come voglio io siete rovinati. No, i latinesi hanno detto fa, la divinità che farà il dono più utile alla città, noi daremo il nome alla città. E di conseguenza hanno fatto una giuria, loro hanno stabilito loro se la divinità soddisfaceva le loro necessità. E quando hanno soddisfatto le loro necessità hanno scelto il nome. Cioè, non c'era una sottomissione, non c'era il potere del Dio. Cioè, non è come nel monoteismo che dice, io ti impongo questo è il tuo fede, questo è il tuo modo di agire, questo è il tuo comportamento. La divinità ha detto, va bene, ho una richiesta degli uomini, io la soddisfo e spero che sia gradita agli uomini. Questa è la differenza tra monoteismo e politeismo. Buongiorno. Ecco, ho sentito, sapevo, purtroppo non sono un praticante, ma se uno mi domanda dico, non è che non dico che non sono cattolico. E a proposito di questo, ho sentito anche oggi, appunto, mi è pesato, ecco, anche se non un praticante, ripeto, quel fatto di ogni cristiano, cattolico, cristiano in genere dovrebbe sentirsi delinquente, no? Mi pare di aver sentito la parola. Sì, no, beh, non so se è comunque molto probabilmente sì, è stata usata. Sì, ma senza fare il nominalismo, sì, ma non è importante. La tradizione va di corsa, per cui. Ma sì, vabbè, no, ma comunque. Sono sicuro che sono stato scrupoloso nel sentire. Comunque il principio è questo: per il principio della responsabilità morale, chiunque abbraccia una certa filosofia ne è responsabile di tutti i danni che quella filosofia comporta. Ecco. Nella misura in cui fa parte della filosofia, se la filosofia dice voi dovete volervi bene e uno odia, la filosofia non è responsabile. Ma se la filosofia dice tu fai quello che voglio io se no ti ammazzo, se tu ammazzi tutti quelli che appartengono a quella filosofia sono responsabili. È il principio della partecipazione morale. Ecco, e appunto perseguendola così senza soluzione di continuità, se riesco a farlo, appunto per questo io dico quelli che hanno ucciso Giordano Bruno e hanno fatto un crimine non è che l'hanno fatto perché seguivano il Cristo. No, no, seguivano il Cristo. Stanno applicando. No, no, seguivano il Cristo. Ma siccome il Cristo non aveva detto questo. Come no? Lo ha fatto. Lo ha fatto col fico, la sua azione che ha fatto col fico, sia in Matteo che in Marco, è questo, o fai quello che voglio io ti ammazzo. Questo fa Gesù di Nazaret. Che dopo non te lo spacciano, non te lo dicono perché fa schifo questo. No, non è che non voglio interloquire, voglio proseguire. Va bene, d'accordo. Vai tranquillo. Ecco, bene. Allora, in nome di questo, io vorrei sapere qualcosa, come dire, di addebito specifico, perché dico, non disconosco il fardello dell'Inquisizione, delle streghe, che secondo me, come ha detto la settimana scorsa, non è vero che sparino a milioni, nemmeno a centinaia di milioni, nemmeno a 100.000. Sì. Comunque, il fatto è questo, non riconosco il fratello, comunque come attribuire a me un qualcosa, sì, come cristiano la cosa non mi è indifferente, certo. Come un addebito specifico di Giordano Bruno sicuramente no, ma comunque può essere un'opinione mia, ma vorrei sapere anche il nome e poi del motivo che porto dopo, faccio presto, assicuro, dico, sì, un qualcosa di specifico, non da come dire da contestare in sede penale, anche sì, se il riferimento che poi ha dato lei in serie di rassegna stampa, sì, molto veloce, sì, diceva, ha detto C, sì, un'associazione è stata condannata, è stato l'avvocato,
Il prete, non so chi condannava. È un prete e un avvocato che hanno fatto l'articolo insieme. Ecco, ecco. Sì? Loro hanno, secondo me, rischiano molto, e difatti sono stati condannati, mi pare. Sì? Lei ha detto, hanno definito associazione di... No, no, si hanno dato l'associazione dei delinquenti ai testimoni di Geova. Sono stati condannati perché certo, sono riusciti, certo, a fare una diffamazione, certo, non avendo, secondo certo, la Corte, certo, dimostrato questo. Certo. Allora dico, per fare un pandanno, sì? Questi hanno rischiato a dire l'associazione certo, delinquenti, non certo, faccio del nominalismo. Certo che però non, mi è fatto spontaneo e anche logico riandare, tornare per un momento al fatto di delinquere attribuito, diciamo così, a me, beh, non certo, persone che sono certo, un continente di questi. Sì, 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 ma sì, lei vede, io penso senz'altro, è di tutta evidenza, sì, il rapporto. Quindi per fondare questa associazione, non per essere per vivace, sì, intendo su questo, sì, se, diciamo così, ecco, dimmi, dirò troppo, dico, se lei non entra di particolari, è cattolico, sì, di oggi, praticante, non praticante, finto cattolico, ipocrita, sì, delinquente, tutto quello, sì, se lei non attribuisce qualcosa sì, di specifico, dato sì, che porta ad aggravio a sì, peso e a ritorno certo, di cattolici certo, quella condanna di Venezia, certo, certo, se è conseguente dovrebbe sì, andare oltre. Se posso, una seconda cosa, se posso le cose. Prego, prego. Sull'avvenire dell'8 ottobre, a pagina 21, sì, Gianfranco Swiderkowski, la dà sul naso, mi permetta, a Carlo Ginzburg, emerito storico, autore di quel grande libro sì, su un eroico borghese di Ambrosoli, no? Il martire avvocato. Vabbè, ecco, vabbè, ecco, avanti, quando tranquillo, si rifà i romani, è sfuggito al grande storico Carlo Ginzburg, per carità, sì, io non mi permetto di giudicarlo, certo, ma prego, comunque prego, mi affido all'Avvenire, non perché è il giornale dei preti o dei cattolici. Dico, si rifaceva ai romani e attribuiva un lapsus furidiano al Papa. Quando il Papa, quando parla dei fratelli maggiori, non sì, è i fratelli maggiori del Serget che devono essere soggettati gli ebrei ai cristiani nuovi, no? Perché San Paolo difendeva sì, gli ebrei anche se tirava i reti. Davvero? Il rabbino Toff riporta a pagina 21 l'avvenire di sì, ieri, no? Certo. Dice, il rabbino Toff dice, fu proprio in quel momento, Giovanni Paolo certo, II che va alla sinagoga certo, di Roma, che certo, si aprì una nuova pagina tra ebrei certo, e cristiani, il Papa, non quella sì, frase di fratelli maggiori, sono d'accordo con te. Ecco, sono d'accordo con te. Non quindi Carlo Ginzburg, per carità, ha preso una cantonata. No, non ha preso una cantonata. Lui lo dice quello che stai dicendo tu, eh? Cioè lui lo dice, io ho soltanto sintetizzato quello che mi interessava. Sì. Ma quello che tu dici nell'articolo lo dice. Cioè lo sì, dice, se te vuoi ti do anche l'articolo sì, della Radio Repubblica. Ma ce l'ho davanti qui le virgolette perfetto, di Ginzburg. Bellissimo. Ce l'ho. Perfetto. No. Niente, se vuoi ti rispondo sia la prima parte che alla seconda parte. Se vuoi. No, ma dico, quando Ginzburg dice, tra virgolette, molto gradi questo senza rendersi conto, dice Ginzburg, di riecheggiare romani esatto, 9-12, il Papa, esatto, quando qua cita i fratelli maggiori, non si rifà a romani... No, io non lo metto in discussione, questo no, io non l'ho discusso. Vuol dire che Carlo Ginzburg sbaglia. No, non sbaglia. Ma sei stato Elio Stoff l'ebreo, ha dato al Papa... Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Ecco, quindi... Sono d'accordo con te. Comunque, quello che ho detto... Va bene, d'accordo. Grazie invece dell'entrata. Grazie a te invece. Grazie a questo radioascoltatore, comunque mi dà l'opportunità di precisare. Allora, vediamo un attimo. Per quanto riguarda quello che afferma Ginzburg dice perfettamente che Toaff riconosce a Wojtyla il fatto che finalmente c'è un'apertura. Quello che diceva Carlo Ginzburg era che nel pescare un termine che gli andasse bene, Wojtyla ha pescato nella sua memoria qualcosa che gli funzionasse, però quel qualcosa che gli funzionasse aveva un altro riferimento. Per cui è un freudiano, cioè un lapsus freudiano che non indica le intenzioni reali del momento, però che dà un effetto della cultura, qual era la cultura. Poi rispondo alla prima parte un attimo solo. Sì. Pronto? Io ricordo chi vuole intervenire. Mi chiamo da Vicenza. Allora, sono un po' incasinato. Dimmi tutto. Pensiero così. Allora, sto ascoltando qui da un po', sarà mezz'ora, poi più. Sì. Ho sentito delle torture di Giordano, eccetera, mi è venuto in mente una cosa. E qua è nato il casino, cioè la Chiesa uccide perché non gli viene data ragione o perché comunque lei deve essere il potere totalitario, perentorio, non esiste altro, è quello e basta, se no ti uccidono, bene. Sì. Però spesso giustificato anche da scritture bibliche, no? Mi hai detto, certo, fico, eccetera, però io non riesco a capire una cosa, no? Una domanda, non in contestazione, una domanda proprio, è un quesito, ma persone come William Tyndale, non so se... No, non lo conosco. Beh, va avanti. Traduttore della Bibbia, sì? È stato perseguito a una vita, è stato ucciso, sì?
E poi non solo l'hanno ammazzato e torturato, prima e dopo che un po' di anni l'hanno riesumato e hanno buttato i suoi cadaveri nel fiume, cadaveri nel fiume, no? Perché non bastava. Scusa, mi dai il nome di questo? William. Allora, William? La pronuncia è Tindal, penso si scriva Tindale. Tindale? Sì, dove sono, ci sono H in mezzo. Comunque questo qua, tradotto, è una frase storica che ha detto lui, era l'ha detto a un vescovo, non mi ricordo di chi, era inglese questo fa, farò conoscere la Bibbia anche ai dei ragazzini che guidano l'aratro. La Bibbia era un libro proibito. Esatto, era un libro proibito. No, lui c'è proibito. Era si poteva leggere, però c'era la traduzione in greco e in latino. Doveva interpretarlo il prete. Era il prete che vendeva la sua versione. Una pagina di un testo del Vaticano, adesso non ce l'ho qua sotto mano, se vuoi un po' di tempo vado a prenderla, dove un cardinale dell'Europa centrale scrive una lettera al Papa dicendo che fino a che la Chiesa non farà conoscere, non farà tradurre, non farà o interpreterà a modo suo quello che è scritto nella Bibbia, e quindi i sudditi non potranno attingere e quindi ragionare con la loro testa su quello che c'è scritto, quindi interpretazione personale, eccetera, la Chiesa avrà il predominio per paura, per timore, come l'inferno, bagianate. Solo che la Chiesa sapeva che non avrebbe più dovuto il dominio dopo. No? Esatto, sì. E questo era un consiglio che questa persona diceva al Papa, eccetera. Io ho letto anche il libro I Vicari di Cristo, non so se tu hai mai... No, però l'ho sentito, forse Francesco l'ha letto. Cioè, è terribile, d'accordo. È allucinante, no, di Rosa. Cosa ha preso la Chiesa della Bibbia, cioè del Vangelo? Tutto l'ho applicato tutto, letteralmente. Cioè, non riesco. Solo che ha venduto un aspetto di propaganda alla gente che non si poteva difendere. E invece nelle scuole di teologia ha venduto l'essere padrone, l'essere emissario del Dio. Capito? Sì, essere emissario. Ma è una cosa che si sono detti loro? Nessuno gli ha dato questo... No, ha detto che sia, del Papa, beh, Dio. Sia Dio come nel suo esempio, sia gli esempi che fa Dio nel suo fare, sia gli esempi che fa Gesù di Nazareth sono i padroni. Perché Gesù caccia i mercanti dal Tempio? Perché lui è il padrone del Tempio. E tutti devono fare quello che vuole lui. Non gliene frega la vita delle persone. Beh, però lì forse il contesto era che questi qua commerciavano... No. Il Tempio era un luogo in cui si incontravano tutte le genti, parlavano, discutevano, facevano affari, cioè era il centro della città, anche fra gli Etruschi c'è la stessa cosa. Lui invece vuole impossessarsi e non gli frega niente degli altri, cioè gli altri sono merda per lui, tutti devono mettersi in ginocchio a pregare il suo padre, capito? Questo è l'esempio che dà la Chiesa, infatti la Chiesa caccia tutti via, no? Tutti devono fare quello che vuole lei. Esatto, io volevo anche riprendere un discorso che riguarda i testimoni di Geova, cioè è uno scempio, cioè siamo in un paese civile, così ci definiamo, vedere quei cartellini blu non suonare. Sì, quelle sono scelte delle persone, non si possono. È una scelta delle persone. È una scelta delle persone, non è scelta delle persone, è scelta dei preti. Perché io penso che se fossimo nel 1400 tutti a rogo. Io non mi... Tu pensi che nel 1400 avremmo fatto questi discorsi qua? No, assolutamente. No, tutti con quel morso nella lingua silenzio, no? Certo. Adesso invece, siccome la legge tutela la libertà, eccetera, ti dicono comunque, ti tacono il cartellino, non suonare perché mi dai fastidio, perché non le penso come te. La Costituzione tutela i cristiani dall'adorare il loro Dio malvagio, finché resta un atto di fede, finché non viene imposto al corpo sociale, altrimenti il loro Dio, la loro religione è incostituzionale. Comunque adesso devo rispondere all'altro. Grazie, ciao Tenva. Pronto? Pronto? Sì? Sì. Radio Gamma. Radio Gamma? Sì? Ecco, sentivo sui testimoni di Geova, però una cosa, preferirei non dire il mio nome. No, vabbè, d'accordo, però io non volevo parlare sui testimoni di Geova, ma tu dici quello che vuoi dire intanto. Ecco. Intanto, non sono né una basabanchi, né una bigotta, né sono pronta a mettere in discussione tutto quanto, però chi mi venga a dire che è una vergogna qui al fatto di mettere sui cartellini ai porte. Beh, ma sono opinioni, e le opinioni sono sempre rispettabili, sia chi mette il cartellino sia chi condanna l'atto. Sì, per cui... però chi ha avuto a che fare con i testimoni di Geova
e ha aperto la porta sperando che fossero persone normali, pronte anche a dirsi qualcosa. Non lo so. No. Io ho aperto la porta, ho discusso con i testimoni di Geova e dopo non sono più venuti. Come? Io ho aperto la porta, ho discusso con i testimoni di Geova e dopo non sono più venuti. Non c'è problema. Fare in un'altra maniera, praticamente, il fatto è che non vorrei più tanto, però che mi dicano che sono persone normali. Io rispetto la diversità, le opinioni e tutto. Però quando una persona perde il cervello, si lascia abbindolare, le persone sono responsabili anche del fatto di farsi abbindolare. Cioè, io non posso condannare i cristiani perché uno crede nel cristianesimo, capisci? Posso attaccare il suo credo, ma non dire tu non devi credere nel cristianesimo. Sì, perfettamente. Non riesco anche a condannarli in tutto e per tutto, perché non voglio condannarli, però il fatto che loro predicano bene, razzolano male, questo c'è tanto nei testimoni di Geova quanto in tutte le altre cose. Però quello che mi dà fastidio è che chi ha a che fare con i testimoni di Geova è molto più cattivi dei cristiani. Sì, vabbè, comunque. Anche a chiesa che abbia il suo pecche, il suo robe. No, non ha pecche, ha solo malvagità. Ha solo malvagità. Non è che abbia tantissime. Penso sempre una che la malvagità sia dall'alto, non dal basso. Sì, beh, dal basso, il basso sopravvive, sì. Ecco, perché il potere, dopo che c'è il potere, che c'è la malvagità, che c'è eccetera. Però, e ora mi adesso. Se ammetto che Gesè pecca, come si chiamava nella Chiesa Cattolica, non mi sembra di portare in palmo, perché anche ci siamo di Gesù. Ma lui non mi sente, però. No, è una religione. Pronto? Pronto? Sì, dimmi. Ecco. Cioè, non trovo che sia una religione i testimoni di Geova. I testimoni di Geova è una setta? I testimoni di Geova sono una religione come tutte le altre, hanno i diritti come gli altri. Poi uno può condannarli, non essere d'accordo, dirgli a me non mi va bene, può anche attaccarli dal punto di vista religioso, non può insultarli così tanto per insultarli, però sono una religione. No. Questo no. Pronto? Pronto. Mi senti? Sì, ti sento. Va bene. Ecco, comunque vi ascolto sempre. D'accordo. Va bene. Grazie. Ciao. Vediamo un'altra telefonata e dopo andiamo avanti un attimino. Pronto? Sì? Radio Gamma 5? Sì, Radio Gamma 5. Io dicevo questo, io sono un po' pallido come erudizione teologica o antiteologica, però mi sembra che Gesù Cristo ama anche voi, perché lui si circondava dei samaritani di allora che erano autentici pagani. No, non è vero. È verissimo. No, non è vero. Rinunciava al Messia e professava il paganesimo. Non è vero. Erano ebrei. È una setta all'interno dell'ebraismo. Samaritani erano gli ebrei. Era una setta all'interno dell'ebraismo, come ce ne sono adesso sette. Sì, ma credevano anche loro nel politeismo. No. Questo voglio dire. No, sì? Erano i fenici. Erano i fenici e gli aramaici. Comunque, secondo me Cristo vi vuole più bene che a noi che diciamo di credere e magari toleriamo gli stati di fatto. Ciao, arrivederci. Scusate. Sì. Scusa un attimo. Se no, i filistei erano politici. I filistei, ma i filistei non c'erano ai tempi di Gesù, esatto. Erano popolazioni del mare. Vediamo un attimino, io devo rispondere sempre all'amico che mi ha fatto la prima parte della domanda. Vediamo un'altra telefonata, prendiamo l'ultima telefonata, poi rispondo e va in onda Mario. Pronto? Pronto? Sì, dobbiamo, dimmi. Buongiorno, è la prima volta che telefono, posso dire anche un mio piccolo... Certo. Ecco, volevo, io mi chiamo Paolo, telefono a Chioggia. Dimmi tutto. Volevo dire che si parlava a proposito di setta, che la setta deriva dal greco airesis, che significa scelta, vuol dire una scelta diversa
da una religione imposta o comunemente accettata. Quindi Setta è sbagliato, perché il cattolicesimo è stato imposto o comunemente accettato perché si è nati in quel posto. Comunque la scelta che più è giusta da parte dei testimoni di Geova, hanno ponderato, si sono accertati delle cose dalla Bibbia e quindi l'hanno accettata. È diversa. Dunque, la Bibbia però non ha nessun valore. Perché la scelta è una cosa imposta. Tutto qua. Perfetto. Ti ringrazio. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Ringraziamo anche questo radioascoltatore. Il problema setta, io invece lo leggo in maniera diversa, cioè settore, settorializzare quello che è il sistema sociale, cioè chiamare fuori dal sistema sociale, appartare. In questo termine io uso setta. Non prendiamo più telefonate, Francesco, se vuoi. No, vai, ti rispondi che casomai. Niente, voglio rispondere all'amico che mi aveva fatto le domande sul allora tutto è uguale, no? Questa è quasi la 50ª trasmissione. Io ho già citato tutti i passi biblici, ho già citato che cos'è il Dio dei cristiani, che cos'è il Dio biblico, che cos'è, quali sono i suoi intenti, quali sono i bisogni e quali sono le sue azioni. Le due azioni più malvagie che compie il Dio dei cristiani è il diluvio universale, col quale distrugge l'intera umanità, perché a lui non gli va bene, perché quell'umanità non si sottomette, e la strage di Sodoma e Gomorra. Quelli sono delitti compiuti dal Dio dei cristiani. Ora, la Chiesa cattolica, ogni Chiesa cristiana si identifica col Dio, per cui si reputa in dovere di poter fare qualsiasi strage, purché la gente si metta in ginocchio. Cioè, il fine dell'azione non è uccidere una persona, è quello di sottometterla, metterla in ginocchio. Per questi motivi, dal momento che la Chiesa cattolica prende le direttive che gli arrivano dalla Bibbia, per questo ogni cristiano, ogni cattolico è responsabile degli atti, perché quegli atti non sono frutto della sua malvagità, non è il male che esce dal cristiano, che danneggia il cristiano, ma è la dottrina cattolica nel suo insieme che dà queste direttive. Se oggi i cattolici non possono più fare quello che facevano una volta, non è perché loro hanno deciso di non farlo più, ma perché altre forze si sono ribellate, li hanno combattuti e li hanno messi in un angolo, li hanno messi con le spalle al muro. C'è stato il respiro di libertà contro il cristianesimo. Cioè non è che i cristiani hanno deciso, basta, non bruciamo più nessuno sui roghi. No, loro sono stati messi con le spalle al muro da altre forze, da forze sociali, da forze economiche. Non sono stati, hanno detto, Dio non dice mettere sul rogo. No, Dio dice ammazza la strega, ammazzala, bruciala, non lasciare che strega viva. Questo è l'imperativo del Dio. Ora, per questo motivo, adorare quel Dio significa essere partecipi a questo, significa partecipazione morale in questo. Dopodiché uno dice, no, a me il Dio biblico non mi sta bene, mi faccio un altro Dio. Benissimo, però non ti chiamare più cristiano, non sei più cristiano, sei un'altra cosa. Per cui i discorsi che noi facciamo, non li facciamo da fuori di testa, non li facciamo perché ci inventiamo di insultare i cristiani, lo facciamo attraverso l'analisi della dottrina cristiana e del male che questa ha commesso. Non il male del singolo cristiano, ma il male della dottrina. Francesco, concludi? Sì, ecco, io vorrei intervenire una cosa. Sul discorso dentro del termine setta, cioè la setta fondamentale è il cristianesimo, perché solo il cristianesimo crea separazione, crea divisione. Di conseguenza è un problema loro, cioè loro tendono sempre per questo. Tendono appunto a essere... Non prendiamo più telefonate. Una cosa che comunque vorrei anche ricondurre, che il nostro non è solo uno scopo di polemica contro, diciamo, la Chiesa, contro il cristianesimo. Noi vogliamo dire che esiste una forma di religiosità che è diversa da quella che sta proposta dalla Chiesa in questi 2000 anni. Cioè noi potremmo benissimo prescindere col nostro modo di vedere le cose, di orientare la vita, di orientare il tutto, al di là degli schematismi e del dominio che ha imposto la Chiesa cattolica con il monoteismo. Difatti noi facciamo sempre un riferimento fondamentale al monoteismo, cioè al rifiuto del monoteismo che è ebraico, islamico, cristiano e cattolico. Noi diciamo che esistono delle divinità che permettono a tutti di entrare in contatto con il divino, ma non con un divino che è posto in un inferi o nei cieli o in una qualche altra parte, ma col divino che è in questo mondo. Cioè, per noi il divino non è una cosa che deve essere adorata nei cieli o che deve essere adorata negli inferi, ma deve essere adorata in questa terra, perché questa terra stessa ha una divinità ed è una divinità stessa. Quello che poi vogliamo dire è che le divinità nostre non sono divinità in positivo, divinità unica o divinità dominante. Cioè nel senso che se uno fa una scelta in un certo pantheon di una divinità e reputa questa divinità legata al suo modo di essere, alla sua realtà, alla sua vita, quella divinità non ha nessuna necessità di essere imposta o di essere obbligata agli altri. La divinità pagana non chiede sacrifici, non chiede sottomissione. La divinità pagana è soltanto uno strumento che permette all'uomo di avere la continua necessità di essere in contatto con il mondo. Cioè, il fatto stesso di percepire per i pagani una divinità che è su questa terra, che è qui presente, che è qui a fianco,
significa soltanto che i propri comportamenti non sono comportamenti che devono essere sottoposti a un giudice, ma sono comportamenti che sono legati a delle energie che ci circondano. Il fatto stesso che questa energia ci circonda ci obbliga a reputare diverso il nostro stile di vita, ci obbliga a dire: quello che devo fare non è per gratificarmi in un'altra vita, ma è per trovare la realizzazione adesso. Se io compio qualcosa, non lo compio perché me lo ordina il Dio, lo compio perché è una mia necessità, e questa mia necessità è soltanto mia. Le mie necessità possono anche andare contro quelle degli altri, ma la mia necessità non è dominante, io non ho il bisogno di imporla. Anche gli altri hanno la possibilità di farlo, hanno la possibilità di manifestarsi, di realizzarsi, di collegarsi con il mondo. Le divinità del politico sono tante proprio perché c'è questa necessità di dare a tutti una propria via. Per i pagani non si può mai dire: io chiedo al Dio che faccia questo, io posso chiedere al Dio che assieme a me faccia questo. Le divinità dei pagani non sono divinità che hanno bisogno di imporre al Dio, di imporre all'uomo una visione, di dire le cose sono così. Sono divinità che sottopongono sempre il loro modo di agire, di comportarsi e di agire all'unità con l'uomo. Cioè, nel paganesimo la divinità è sempre in simbiosi con l'uomo. Cioè, questo che appunto io vorrei far capire sulla differenza sostanziale fra politeismo, paganesimo e monoteismo. Cioè, il fatto stesso di puntare il riferimento su molti significa che i modelli di comportamento non sono più unici. Nel paganesimo non si conta mai, non si numera mai, non si fa come nel monoteismo, si dice esiste un unico Dio. Non esiste una Trinità, esistono 10 comandamenti. Nel paganesimo questo non esiste, perché non esiste la necessità della parola. Cioè, i cristiani sono solo parola. Cioè, il fatto termine, prima si parla del termine logos o verbo, cioè, praticamente è solo parola. Per il paganesimo esistono solo le immagini, perché ad esempio, tanto per dire, se anche adesso, in esempio, i talebani vanno a distruggere le immagini, perché le immagini non hanno bisogno di essere mediate. Il paganesimo non andrà mai a proporre un libro sacro, un testo sacro, andrà sempre a proporre un'immagine. L'immagine potrebbe essere anche un albero, ma il fondamento, cioè già la stessa possibilità di poterlo riprodurre l'albero dà la capacità alle persone di entrare in contatto con la divinità, che è la divinità dell'albero. Esistono le ninfe. Di conseguenza, il poter delegare a tutti la possibilità di ripetere il sacro, di ripetere il divino, significa dare a tutti la possibilità di vivere in simbiosi con gli altri, senza dover sottoporsi sempre al giudizio di un Dio. Cioè, per i pagani non esiste un giudizio finale o un giudizio delle azioni morali del Dio. Il Dio ti può accompagnare anche se tu compi delle azioni che per gli altri sono giudicate negative. Cioè, non esiste, come nel monoteismo, il pericolo che si crei una forma di malattia psichiatrica o una forma di schizofrenia o di divisione o di scissione dell'io o dell'essere. Non si porrà mai un contrasto tra, ad esempio, tra la volontà del bene e la volontà del male, perché il bene e il male sono sempre delle cose finalistiche. Cioè, nel senso, può servire compiere un male, ad esempio, a una persona per realizzarsi qualcosa, per difendersi. Qualcuno può anche uccidere per difendersi, è una legittima difesa, ma non è male in se stesso. E non deve essere il Dio che dà l'approvazione su quello che tu compi, ma il Dio ti aiuterà a compierlo, insomma. Perfetto, anche con Francesco abbiamo finito la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, via delle Vignole 4 Marghera, se qualcuno vuole approfondire. E Francesco Vidoli, che è il presidente dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, e vi do l'indirizzo dell'istituto. Ricordo che l'istituto invia sempre un bollettino, è Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53, Marostica, Vicenza. Ricordo ancora che io sono ancora in trasmissione fra le 19 e le 20 a leggere il libro dell'Anticristo, come ogni giovedì. Adesso c'è Mario, lasciamo a Mario la trasmissione. E gliela lasciamo puntuale stavolta, per cui non si deve assolutamente lamentare. E la trasmissione è Magia, Stregoneria, Paganesimo. Grazie per averci ascoltati dalle onde di Radio Gamma, che trasmette su 94 FM. Arrivederci e risentirci giovedì prossimo per Andiamo Avanti con i Nostri Secoli, e ci risentiremo stasera per il libro dell'Anticristo. Voglio dire una cosa per l'amica Roberta che è in ascolto: sto preparando un ciclo di trasmissioni su vari paganesimi, dai quali può trarre tutta una serie di principi del paganesimo. Arrivederci e a risentirci ancora.